Buongiorno. Buongiorno, ma tu sei alta, pensavo più bassa. Senza tacchi, veramente, la pensavo più bassa. È bella. Beh, complimenti. No, è più bella anche, sì, veramente. Come vi trovate in questo mercato? Bene. Bene? Bene. È un bel mercato. Dove abitiamo noi? Piove. Sì, no, veramente. Sul tetto. Sì, me l'ha segnalato quel signore. Sì, ma guarda che piove forte. Ho preso nota. Per favore. Sì, va bene. Tanti grazie. Si immagini, signora. E auguri. Grazie anche a lei, signora. Non abbiamo tagliato nulla, continuiamo a incrementare i fondi. Siamo l'unico comune in Italia che dà i libri di testo gratuiti. Unico comune in Italia. No. Quella è competenza dello Stato, la scuola dell'obbligo li dà gratuiti solo nelle primarie e noi integriamo quello che dà lo Stato fino alla scuola dell'obbligo, quindi non sarebbe un compito del comune. Quindi sono 83.000 famiglie che ricevono gratuitamente da 3 anni a questa parte i libri di testo. Questo, cioè, è proprio difficile per tutti, per tutti i paesi, per tutti. Auguri signora. Grazie signora. Auguri, grazie. Auguri, forza. Coraggio. Bravissima. Salve, buongiorno. Buongiorno. Va bene. Lei è una donna come me, avrà dei figli, però ci sostenga. Lei è una donna stupenda. Io, ecco. Tanti sostegni per le donne. Succedono dei percorsi opposti, ma però sono, ad esempio noi abbiamo, non so, dei corsi di computer per te, per no, per poterlo fare devo pagarmi un costo di 2.100 euro io per adoro entrare. E basta, però scusi, se lei viene nei nostri centri noi abbiamo dei corsi gratuiti, eh? Adesso magari tiri fuori la grinta, quella ci vuole per forza, sennò un lavoro come questo senza grinta non si fa, perché tanti prontano tutti adesso. Buongiorno, sono contenta di vederla, grazie, è proprio una meraviglia, grazie. E sono contenta per Milano, perché sono nata a Milano, residente a Milano, e ho 83 anni. Complimenti, grazie. Signora, mamma mia. Grazie. Arrivederci, si fa bene, grazie, a Milano. Oh. Vero? Milano è per più.